Ed eccoci, buonasera a tutti, bentrovati con questo appuntamento di formazione del 5 di novembre, primo appuntamento di formazione del mese, che questa sera vede la partecipazione di Pietro Di Lorenzo. Ciao Pietro, bentrovato. Buonasera, caro Riccardo, un saluto a te e a chi ci ascolta. Allora Pietro, insomma, come al solito noi ci prendiamo qualche minutino, insomma, un po' d'attesa per permettere a tutti di partire insieme. C'è sempre i 5 minuti di ritardo, ma spero che ci perdonerete. Appunto, come dicevo, questo è un appuntamento, il primo appuntamento del mese, forse l'appuntamento chiave, diciamo, che ci permetterà di poi andare avanti per il mese di novembre, dato che il mese di novembre in realtà è ricco di potenziali avvenimenti macro, o meglio, oggi, diciamo, tendenzialmente è un appuntamento, c'è cioè un appuntamento molto molto atteso dai mercati e in generale un po' dall'economia, che è quella dell'elezione del presidente americano. Trump contro Kamala Harris, non sappiamo se sarà una vittoria, quindi se i risultati di questa sera saranno decreteranno una vittoria piuttosto che decreteranno un qualcosa che si andrà a delineare nel corso del tempo, come è avvenuto nelle precedenti elezioni, però sicuramente i mercati reagiranno. E con Pietro, appunto, quando abbiamo studiato un po' il tema del webinar odierno, abbiamo pensato a delle potenziali strategie per affrontare l'election e post-election day. Quindi, insomma, io detto questo, fatto questo preambolo, lascerei la parola a Pietro e soprattutto, Pietro, direi che se tu vuoi, magari ci fai anche un commentino di mercati, perché i mercati oggi Assolutamente. sembrano abbastanza flat. Non ho guardato appunto negli ultimi minuti come si stanno muovendo i mercati, però quello che mi sembra di vedere è che fossero abbastanza flat. Quindi, se tu vuoi, ti passo la parola Volentieri. e lo schermo, e così poi lascio a te il tutto. Volentieri, caro Riccardo, devo dire, abbiamo scelto il giusto timing per questo webinar. Adesso non voglio espormi e caricarlo di troppe aspettative, ma secondo me è il più importante dell'anno, perché ci sono delle fasi di mercato che sono un po' dei turning point, no? Sono dei momenti in cui bisogna prendere la scelta giusta. Se sei dalla parte sbagliata, puoi avere conseguenze non solo nel breve, ma anche nel medio termine, perché poi magari prendi magari un flesso di mercato contro e poi devi gestirti magari tutto l'anno prossimo in difesa piuttosto che in attacco. Quindi secondo me webinar importante, come al solito non ci perderemo troppo in chiacchiere. Io non sono un analista politico, non ho alcuna velleità di fare dei commenti particolarmente, come dire, interessanti lato politico, però la cosa certa è che questa elezione americana può impattare in maniera rilevante sul proprio portafoglio, e questa è la cosa di cui parleremo, e questa è la cosa di cui siamo interessati. Allora, ho preparato una serie di strategie nel breve, nel brevissimo, addirittura nel medio e nel lungo termine, per cercare, secondo me, di gestire la cosa nel migliore dei modi. Il modo peggiore, secondo me, per gestire questi eventi, caro Riccardo, e abbandonarsi a un atteggiamento un po' da gambler, no? Spesso, adesso stavo leggendo un po' sui social, per me vince l'uno, per me vince l'altro, e vedi, prima slide e la domanda chi vincerà. Ma il tema, secondo me, non è tanto questo, no? Perché noi siamo qui non tanto per indovinare le scommesse. Io adesso potrei fare il fenomeno, i risultati probabilmente usciranno intorno alle 4 del mattino e dire una roba, magari se domani è andata bene, cioè, ah, vedi, sono stato un illuminato, un analista che ha previsto il futuro e quant'altro. Ma secondo me il nostro lavoro non è questo, no? Non è scommettere su eventi esogeni, perché sono esogeni, cioè è un coin flip, no? Io potrei dire vince Trump, dai, vince Trump e rimango agli annali come un grande analista di mercato della storia. Il tema, secondo me, dell'investitore è gestire, no? Gestire gli eventi e sapere come affrontarli, avendo due scenari, che poi in realtà vedremo non sono due, perché tu mi hai un po' anticipato, c'è anche secondo me un terzo scenario. Uno di solito pensa che le elezioni siano binarie, no? Democratici o repubblicani. Secondo me avrei un terzo scenario di cui parlerò fra qualche secondo. In due parole, che cosa mi aspetto se vince Trump? Sempre lato non politico, ma con i risvolti, diciamo, sul mercato finanziario. Evidentemente Trump è più mercatista per sua indole, per sua storia, anche per suo track record. Se ci pensi,
È un presidente che abbiamo già visto all'opera. Per usare, insomma, per scherzare, sicuramente dovremmo avere Twitter, adesso X, ben sempre sotto gli occhi. Ti ricordi quando Trump twittava nel suo primo mandato, il mercato andava su e giù e faceva delle robe pazzesche? Ma a parte questo, nel frattempo poi Twitter ha cambiato nome, adesso si chiama X, ma insomma, se lui utilizzerà in maniera compulsiva come all'altro giro, insomma, i trader si divertiranno perché partivano degli spike da paura quando lui aveva queste sue esternazioni anche un po' trashante. Ciò detto, l'idea della campagna elettorale è stata abbastanza netta. Secondo me lui, soprattutto nel breve, secondo me, se vince Trump, i mercati festeggeranno. Festeggerà, secondo me, il mondo cripto, che ha la peculiarità di essere aperto 24 su 24, 7 su 7, quindi molto più reattivo rispetto ai mercati tradizionali, perché Trump, nonostante in prima battuta fosse stato un po' ostile alle cripto, adesso sembra certamente più ben disposto rispetto alla Harris. Rispetto invece ai mercati, secondo me festeggeranno, perché nel breve ci potrebbe essere un'immissione di liquidità. Questa è un po' la politica di Trump, con un abbassamento delle tasse e in generale il focus sull'economia per cercare di dargli subito una spinta forte. Nel medio termine, invece, questo potrebbe avere in qualche modo anche un'ulteriore faccia della medaglia, che potrebbe essere chiaramente: se tu metti liquidità sul mercato, non fai che andare a spingere sull'inflazione, che fatalmente potrebbe salire, ergo spingere la Federal Reserve a in qualche modo fare un po' un marcio indietro e iniziare di nuovo una politica monetaria più restrittiva, quindi con i tagli ai tassi. Da lì mi aspetto, evidentemente, come sai, Trump ha un carattere piuttosto, usato un eufemismo, direi impulsivo, e quindi mi aspetto un grande fight fra Federal Reserve, che teoricamente dovrebbe essere un organo autonomo, ma che abbiamo visto anche nel precedente mandato subisce evidentemente le pressioni politiche. E quindi nel medio termine mettere troppa liquidità sul mercato potrebbe innescare l'inflazione, e quindi potrebbe anche costringere la Banca Centrale Americana ad agire con dei tagli dei tassi. Quindi, in sintesi, mi aspetto nel breve un festeggiamento dei mercati, ma nel medio termine certamente, diciamo, alla borsa piace Trump, però poi ha un atteggiamento molto impulsivo, e soprattutto sulla politica banca centrale potrebbe in qualche modo creare un po' di tensione. Se vince la Harris, invece, in sintesi, è evidente la sua politica: ha dichiarato delle imposte dei redditi più alti, soprattutto sui redditi alti, un maggior controllo fiscale sui conti pubblici, e chiaramente a livello internazionale sembra che lei voglia, come dire, continuare a esporsi così come ha fatto un po' Biden. Invece Trump è molto, molto più rigido, sembra che lui voglia uscire da qualsiasi fronte politico, sembra che sia anche piuttosto ostile alla Cina storicamente, ce lo ricordiamo, ma anche sembra avesse un atteggiamento anche un po' ostile rispetto all'Unione Europea e quant'altro. Quindi questi sono i due scenari proprio in sintesi. Poi magari adesso, se c'è tempo, andiamo anche a analizzare i settori che potrebbero beneficiare o meno. Però la cosa che volevo sottolineare, e questo in qualche modo l'avevi anticipato tu, è questa terza ipotesi, no? Abbiamo visto come 2 elezioni fa, quindi 8 anni fa, c'è stato un proseguio, no? Cioè non è stato immediatamente, come dire, scelto il presidente americano, perché sappiamo che il meccanismo di elezione americano è piuttosto complesso. È come se ci fossero, per ogni stato, un sistema elettorale abbastanza unico. C'è il meccanismo dei grandi elettori, c'è il meccanismo dei voti per corrispondenza, e quindi il rischio qual è? Che tu domani mattina italiana non sia ben chiaro chi ha vinto le elezioni, e soprattutto il rischio più grande è quello di un proseguio con carte bollate, no? Questo, secondo me, è uno scenario molto, molto pericoloso, soprattutto se c'è un testa a testa finale in cui la Harris potrebbe essere avanti, e Trump, vista la sua indole, vista anche quello che è successo 4 anni fa con Capitol Hill, certamente, mi sento di dire, non, diciamo, non avrebbe un atteggiamento, come dire, da gentleman, che dice: ok, hai vinto, ti stringo la mano e comanda tu, ma piuttosto, secondo me, si aprirebbe una serie di ricorsi e robe legali che potrebbe andare anche per le lunghe. E questo sarebbe uno scenario
che il mercato non gradirebbe, perché sai, queste situazioni di incertezza sono sempre situazioni che il mercato non gradisce. Quindi, in virtù di questo, del brevissimo termine, caro Riccardo, piuttosto che fare il coin flippone, no? Lancio la medaglia e dico: ok, secondo me vince Trump, mi compro il Bitcoin o mi compro qualcosa di levereggiato sull'indice. Secondo me è proprio il caso di fare l'opposto, no? E quindi, come prima strategia di brevissimo termine, andrei su una strategia estremamente conservativa, Ma che è Pietro, ti proprio. posso chiedere una cosa? Se posso. Ma tu, allora, tendenzialmente, diciamo, il terzo scenario è quello che, salvo che non abbia capito male, è quello che tu speri che non si verifichi perché potrebbe creare appunto, insomma, delle ripercussioni forse più negative, insomma, che la vittoria netta della Harris, forse, salvo che non Secondo me abbia sì, ma capito anche a livello bene. sociale, anche a Ma livello sociale, perché se vedi sono elezioni molto polarizzate, no? Anche il fatto che molti siano andati al voto, cioè voglio dire, non c'è il grigio in queste elezioni, cioè o il molto schierato da una parte o molto dall'altra, e sappiamo che, insomma, Capitol Hill è un evento che, insomma, rimarrà negli occhi di tutti un pezzo. Cioè voglio certo. dire, c'è una roba. Insomma, ma io non me lo immaginavo manco nella peggior, come dire, paese sudamericano, sai, quelli là un po' così. È Certo, però successo e. cioè, su questo che ti fa riflettere, però scusami, lato mercati, io vedevo e stavo guardando un po' le volatilità, no? Sto guardando in realtà la volatilità attuale, guardando il VIX e guardando il VSTOXX, e vedo che entrambi sono abbastanza compressi, nel senso vedo comunque un VIX che al momento sta perdendo il 6%. A 20 punti e 50 e un VSTOXX ugualmente, comunque negativo, quindi vedo comunque della compressione di volatilità. Ma tu ti aspetti che una vittoria di Trump o un'eventuale, diciamo, situazione di pareggio possa innescare maggior volatilità sul mercato o che ti aspetti, insomma, come riscontro Guarda, lato mi mercato? aspetto, ripeto, se vince Trump, secondo me il mercato festeggia. Adesso magari vengo Volatilità veloce. cioè con nessuna, diciamo, nessuno spike di volatilità, giusto? Tendenzialmente. No, sì, magari sai, quando. Allora, io sono reduce, ti dico la verità, 8 anni fa è stata la nottata più proficua della mia vita, lo ammetto, nel senso che ho fatto anche stanotte, farò una notte bianca. Perché non so se ti ricordi, c'è cioè, fu il capovolgimento che sembrava che la moglie di Clinton vinceva facile. Mi ricordo proprio, stavo seguendo tutta la nottata, a un certo punto ci fu uno stato che mi sfugge, che doveva essere sicuramente della Clinton, che in qualche modo vinse Trump. Cioè, io l'ho scritto nell'apertura delle slide, i sondaggi nel passato sono stati totalmente fuorvianti, no? Quindi anche qui i sondaggi che davano Trump avanti, così recupero, non mi fido del tutto, no? Quindi la volatilità ci potrebbe essere proprio nell'immediato, cioè sono tale tedesco, ci sono un po' di volatilità, però se Trump vince, secondo me il mercato tende a salire nel breve, e se c'è il pareggio inteso come il test. Indecisione. L'indecisione con poi con l'allungo, sai, la cosa del conteggio dei voti postale, tutta sta roba qua, il mercato non sarebbe contento e potrebbe scendere. E la Harris invece, secondo me, andrebbe a premiare dei settori e meno degli altri, cioè forse una discesa, ma in maniera più selettiva, cioè non mi aspetto il tonfo. Quindi lo scenario peggiore per me sarebbe quello là dell'indecisione sull'esito della cosa, che coprirei, come dicevo, con una strategia di copertura, nel senso che vi ho preparato queste slide che, se volete, vi giro proprio con i link ai prodotti, per essere molto pratici, cioè con il link alla pagina dei prodotti. Questo praticamente è un prodotto molto semplice, un turbo shot sull'S&P 500. Secondo me è molto indicato soprattutto a chi già ha un portafoglio già strutturato, no? Magari è molto long, sta festeggiando sostanzialmente, perché ricordo che veniamo da un'annata brillante, no? Magari il mese di ottobre si è chiuso così così, però insomma siamo più o meno, tutti stanno guadagnando chi è andato long.
E quindi sarebbe un peccato, no, rovinare proprio sull'ultima parte dell'anno una buona performance. E quindi che cosa farei? Andrei a prendere almeno parte di, andrei a coprire almeno parte di un portafoglio long con un prodotto che lucra sulla discesa dell'S&P 500. È un prodotto con una barriera abbastanza distante al 16-15% con una leva alta del 6,37, ma non così estrema. Qual è l'obiettivo di questo prodotto? L'obiettivo, diciamo, è di tre livelli. Il primo, di non farti liquidare tutto per paura, no? Perché se liquidi tutto per paura, anzitutto devi pagare capital gain, e questo più lo procrastini il momento del capital gain, meglio è. Due, magari liquidi tutto e dici: ma se poi risale, se poi la situazione si normalizza, vado a ricomprare, ma non è detto che riesci a ricomprare agli stessi prezzi. E tre, soprattutto in caso di discesa dei mercati violenta, hai questa sorta di paracadute, no? Questa sorta di protezione che magari da una parte il portafoglio ti perde e dall'altra parte ti viene almeno in parte compensata dal gain che fai con questo turbo short. Chiaramente un turbo short con leva 6 vuol dire che se l'indice dovesse perdere il 5%, tu vai a guadagnare il 30% sul prodotto, e quindi potresti in qualche modo, con un investimento anche marginale, no? Non è che dici: io devo smontare tutto il portafoglio e farmi una copertura. Con un capitale anche piuttosto ridotto potessi coprirti parte del portafoglio. Io mi sento di consigliare questo: in prossimità di un evento del genere, non fare gli scommessoni, andare anche con una maggiore serenità per evitare che magari un evento esogeno ti vada a rovinare un'annata che tutto sommato sta andando bene. Uno potrebbe dire: sì, ma poi se il mercato sale, a che mi è servita la copertura? A niente. Però è come dire: io compro la macchina con l'airbag. Non faccio gli incidenti, a che mi serve l'airbag? Ok, però poi se li fai, Beh, dici: sì, ma io non. è un'assicurazione. Io in realtà, Pietro, più che l'airbag, ti dico onestamente, la vedo più come un'assicurazione. Cioè, nel senso, la vedo proprio così, no? Mi vado ad estetizzare un po' il mio portafoglio da eventuale crollo, e quindi l'assicurazione poi posso sfruttare nel caso di incidente oppure no. Nel senso, nel caso in cui non ci sia l'incidente, ho pagato il premio ed è finito lì, no? Quindi io la vedo proprio come importante in questo momento, più che come Sì, l'airbag, parliamo di proprio come un'assicurazione a tempo, un'assicurazione. però. Cioè, questa qua te la smonti una volta che poi, come dire, se c'è un risultato netto e quant'altro, la smonti subito. Cioè, non ti che questa copertura la devi tenere per 2 mesi, no? È una copertura che io mi terrei per il tempo stretto necessario per assorbire un eventuale impatto violento sui prezzi e quant'altro. Qual è il conto di questa situazione? Dici: no, non, se sale non beneficio in toto del rialzo. E va bene, ho capito, però so come dirti: rovinarti l'annata sul finale dell'Ethereum, come dicevo, non solo per la performance così, perché poi inizi anche l'anno prossimo magari frustrato dal fatto che non sei riuscito a monetizzare abbastanza, e poi quei momenti di frustrazione sono i più pericolosi per Ethereum, e per questo dicevo che questo è un momento molto importante, perché non so come dirti: quando fai una fesseria hai un lungo strascico, no? Sia a livello emotivo, che vuoi recuperare tutto e subito, sia a livello monetario. Quindi, e te lo dico per esperienza, la cosa che a me mi ha sempre più turbato sono stati proprio questi momenti in cui vedi dissipare, come dire, giorno a giorno hai fatto la performance e poi magari in una giornata perdi il 50% di quello che hai guadagnato. È più di un mancato guadagno, è qualcosa che ti graffia un po', no, dentro, e quindi poi ti fa affrontare il mercato con quel senso di rivalsa che non è mai positivo. Quindi, per chi non ha mai investito, mi rendo conto, è un po' difficile da spiegare quel turbamento interiore che hai quando succede una roba del genere, ma fidatevi che secondo me è peggio questo di perdere soldi, cioè quando un tuo profitto che hai maturato nel corso dei mesi lo vedi evaporare in corso di minuti, dici: sì, ma ho sempre guadagnato. Però è una situazione emotiva molto difficile da affrontare, quindi io la bypasserei. Quindi, per andare al Certo. dunque, perché vedo che già sono passati troppi minuti e ne ho varie strategie che vorrei presentare per intero, per andare al dunque io me la giocherei così, Però, previsto. scusami, per rispondere ad una domanda che ci hanno fatto, da una strategia da tenere in piedi pochi giorni, cioè poco tempo. Poco tempo, poco tempo. Lo stretto necessario
per superare questa fase di alta volatilità e di totale incertezza. Ripeto, Senti, anche se Pietro. sei l'analista Ah, no. migliore del mondo, per me ti lanci, no? Dici vince questo e ti stai lanciando. Ti può andare bene, ti può andare male, ma il tema non è indovinare, il tema è gestire. Certo. Vai, dimmi, Senti, Pietro. Pietro, un'ulteriore domanda è la copertura va calibrata solo sul portafoglio USA o sull'intero portafoglio? No, io tendenzialmente dipende, diciamo, un po' dal beta di portafoglio, cioè da quanto storicamente è correlato all'andamento del mercato USA, però va da sé che se stanotte i futures sull'S&P 500 fanno meno 3, stai certo che Piazza Affari non ha ricetta più 1, questo è poco ma sicuro, cioè la correlazione fra i mercati è cosa ormai nota e quindi chiaramente anche un portafoglio italiano verrebbe in qualche modo condizionata all'andamento di Wall Street, quindi tendenzialmente è una copertura che mi farei se avessi azionario in portafoglio, azionario globale direi, perché è evidente che Piazza Affari condiziona l'andamento, pardon, Wall Street condiziona l'andamento di tutte le borse europee, compresa Piazza Affari. Ok, Vedi il mio perfetto. faccione in primo piano, non so se è No, corretto, no, dovrei. no, scusami, mi sono dovuto disconnettere per bere. ho tolto solo qua. Però si vede una slide, quindi puoi andare Ti avanti. vedo, no? Ah, ok, perfetto. Allora, Sì. Ricky, se non ci sono altre domande, tu interrompi ogni qualvolta credi e ti posso. In realtà ci chiedevano, in un'ottica di lungo tempo, però credo che ci arriviamo nel corso del Ahoy, tempo. ahoy. Un po' di pazienza, grazie per la domanda, mi avete anticipato. Adesso andiamo a Zoom, brevissimo, adesso passiamo al breve. Poi, medio-lungo, ho pensato a tutti gli orizzonti temporali e quindi è stato pensato proprio così. Allora, per chi invece nel breve termine dice, ma sai che c'è di nuovo? Io non mi sento sereno, non voglio consolidare, no? Per me ho fatto, dico un numero, ho fatto il più 15, sono andato a benchmark, ho fatto il 15% inizio anno. L'anno scorso pure tendenzialmente mi è andata strabene. Io sai che c'è, me ne voglio andare in vacanza questi ultimi mesi, voglio consolidare, per me il più 15 annuale va più che bene, chiudo tutto e amen. E mi voglio parcheggiare la liquidità in attesa di che magari la situazione si normalizzi o mi prendo un po' di pausa. Insomma, voglio un attimo frizzare la situazione, però più che, come dire, eggiarla per poi rientrare sul mercato, voglio proprio chiudere e monetizzare. Che, voglio dire, è anche una strategia che non mi sento di denigrare, certe volte è anche bene poi quantificare, no? Insomma, andare un po' a lungo e quantificare. Allora, in questo caso vi propongo un prodotto sempre con ISIN e LINK, che è un prodotto abbastanza semplice, è un prodotto che, come dicevo, ha come obiettivo sostanzialmente il parcheggio della liquidità. Questo, se per voi va bene, ve lo faccio vedere anche. Per essere molto concreti e pratici, ve lo mostro su CetLab, che è l'analisi di scenario che secondo me è molto utile, anche piuttosto intuitiva, e vi mostra che è un prodotto che all'apparenza, come vedete, non sembra particolarmente interessante. Dice che c'ha di bello questo, c'ha tutti e tre i sottostanti sotto strike. E cosa c'è di bello? La cosa bella, cioè, oddio, bella, la cosa che potrebbe essere interessante per parcheggio di liquidità è questa qua. Nel senso che il prodotto è vicino alla scadenza, scade il 26 febbraio del 2025 e ha dentro ancora una serie di cedole, in particolare quella di dicembre, pardon, novembre 21, dicembre, gennaio e febbraio. Questo che succede? Avendo un trigger autocall dell'80%, se la situazione fosse quella attuale, nelle tre scadenze il prodotto non scade, continua a vivere, fin quando poi arriva al fatale 20 febbraio 25, con la scadenza 20 febbraio 25, e se nessuno dei tre sottostanti è sotto, pardon, ho visto un incremento della volatilità, no, ma era semplicemente l'asta di chiusura che stava partendo, dicevo, se il 20-27-02, pardon, il 20-02-25, nessuno dei tre sottostanti perde più del 50%, quindi nello specifico adesso il worst off è Telecom Italia. Se Telecom Italia da qui a circa 3 mesi e mezzo non arriva a 14,82, o meglio,
La fotografia nel giorno della scadenza, il 20 febbraio, Telecom e tutti gli altri tre sono sopra la barriera e quindi sostanzialmente insomma, sarebbe veramente una debacle molto grossa, no? 14,82 Telecom è abbastanza lontano come prezzo, onestamente. Questo prodotto ti rimborsa, ti paga l'ultima cedola e quindi tu sostanzialmente ti incassi 4 cedoline, 1,25 al mese. E poi, come dire, utilizzare questo quasi come un parcheggio di liquidità. La cosa bella di questo prodotto è che se tutto va liscio e non assistiamo a sell-off super brutali in questi prossimi 3 mesi sui tre sottostanti, ti prendi queste tre cedoline e quindi un rendimento di circa 3,5%. La cosa brutta, e qui bisogna dirlo, è che chiaramente se le cose vanno storte, è uno scenario improbabile, ma se le cose vanno storte, chiaramente perdi molto più di quanto puoi guadagnare. Quindi magari se fai, per capirci, 50 volte questa operazione e 48 ti va bene, 2 ti va male, sostanzialmente la cosa diventa difficile da gestire. Quindi il parcheggio a liquidità, secondo me, è qualcosa di interessante. Questo qua mi piace perché ci potrebbe essere anche un richiamo anticipato nelle prossime scadenze, perché se, ripeto, nelle prossime scadenze, dicembre, novembre, dicembre, gennaio, tutti e tre sono sopra l'80%, c'è l'autocall e quindi insomma ti vai a prendere magari una sola cedolina e così tieni il denaro fermo con un minimo di interesse. Quindi per fare, vi ho fatto anche un recap del prodotto, se non c'avete Cedlab, rendimento intorno al 3 mesi e mezzo di vita, post off Telecom e prima cedola a 101,25, quindi bisogna tendenzialmente comprarla sotto 101,25. Questa per chi potrebbe essere una soluzione interessante, per chi magari prendendosi un rischio tutto sommato abbastanza contenuto non vuole tenere proprio i soldi fermi fisicamente, vuole cercare una sorta di parcheggio per gestire la cosa da qui a qualche mese e poi può rientrare sul mercato. Ricordo che non è detto che arrivi a scadenza, ma potrebbe essere anche richiamato anticipatamente in virtù del trigger autocall all'80%. Attualmente, vedi, non sarebbe richiamato perché c'è Telecom a meno 22 e quindi se oggi fosse la data di scadenza questo prodotto andrebbe avanti almeno su un'altra cedolina. Certo. Pietro, scusami, quant'è l'offer in questo momento? Com'è? A quanto quota ora in acquisto? Quanto pote in acquisto? Lo vediamo subito sul sito. Eccolo qua. 101,57. Beh, no, ce l'hai sul Cedlab. 101,57. Beh, Non è stato attivato. considerando che ora il Sì, ma mercato è insomma, chiuso. Beh, adesso c'è. guarda, alla fine dei conti, Pietro, se ci dovesse essere un incremento comunque di volatilità, diciamo, questo non sarebbe male perché in caso di incrementi di volatilità, ci potrebbe essere una riduzione del prezzo del certificato, perché essendo un certificato con barriera, si risentono degli incrementi di volatilità, no? Quindi, insomma, potrebbe essere acquistato sottovalore. Assolutamente, qui chiaramente bisogna andare un po' passivamente sul book, cioè non andare a colpire l'ask e il market maker, ma essere un po', come dire, passivi, no? Mettersi sulla parte bid aspettando che un privato, no, scusate, un market maker, un privato magari se non hai delle size importantissime ti potrebbe anche andare a fare tranquillamente, oppure il market maker si abbassa in virtù di un incremento della volatilità. È assolutamente possibile. Qua, insomma, chiaramente non bisogna spazzare il bid perché no, pardon, non bisogna spazzare l'ask perché non dalla pena 102,08 a meno tenso, però potrebbe essere una strategia non particolarmente difficile da implementare. Ti metti in bid e aspetti che qualcuno ti fa, se non ti fa, pazienza. Certo, allora considera ovviamente Pietro che questi prezzi che stai vedendo in questo momento e soprattutto lo spread non sono prezzi operativi, nel senso che il mercato è chiuso, lo spread è di 2 punti, mentre nella normalità in condizioni di mercato aperto lo spread è l'1%, quindi bid offer dell'1%. Ovviamente ci possono essere dei prodotti dove il prezzo e lo spread è leggermente più ampio, tendenzialmente noi cerchiamo di essere sull'1%, ma ci possono essere prodotti in cui lo spread
pensare anche in mercati aperti un po' più ampio, se all'interno del paniere magari c'è qualche titolo che in una situazione magari dove c'è qualche corporate action attesa, dove tendenzialmente magari siamo in fase di rilascio degli earning, tale per cui lo spread si allarga leggermente. Però nella normalità è un punto bid-offer. Ma insomma, adesso parliamoci francamente, siamo in una fase di mercato delicatissima, perché ricordo che non ci sono solo le elezioni americane fra con l'esito che arriverà fra qualche ora, c'è anche giovedì la riunione della Federal Reserve importante e poi abbiamo questa settimana ben 19 blue chips italiane che danno i risultati. Tra l'altro domani mattina credo che UniCredit darà i risultati. E fatto mi sembra che voi quando si dà i risultati avete una sorta di, come dire, di momento in cui non si comunica o qualcosa del genere, o sbaglio, Riccardo, quando si hanno i risultati c'è un attimo un focus sui risultati, no? All'interno del vostro gruppo, sbaglio. Esatto, esattamente, Quindi esattamente. insomma, saranno giorni abbastanza cruenti di volatilità perché ci sono una serie di, insomma, di coincidenze, risultati trimestrali, Federal Reserve, elezioni americane, un mix esplosivo in cui francamente con sia volatilità sono un po' potenzialmente estreme proprio in virtù di tre enti abbastanza in grado di sparigliare le carte. Quindi, se per voi va bene, non ci sono domande, diciamo questo scenario intermedio di breve, ma non di brevissimo, non di copertura, sai, per qualche giorno, ma di chi vuole un attimo consolidare, però non mettere i rendimenti a zero, potrebbe essere una cosa interessante. Come vedi, i certificati sono molto poliedrici, no? Siamo passati da una situazione di leva per coprire, a una situazione di parcheggio di liquidità e adesso andiamo su una situazione un po' più tradizionale che è magari un investimento più di medio termine. Un investimento di medio termine, però, come vedi dall'immagine, torniamo un po' all'airbag, no? Che è qualcosa, secondo me, di sottovalutato, no? In questa fase di mercato, dove parliamoci francamente. La stragrande maggioranza dei prodotti viene rimborsato o richiamata anticipatamente e quindi gli investitori sono un po', come dire, in viaggio di nozze, no? Con i certificati, perché più o meno tutto fila abbastanza liscio se non hai situazioni che proprio ti sei andato a pelagare in situazioni un po' con sottostanti che fanno movimenti particolari, oppure che ne so, ti sei preso proprio STM o Stellantis che adesso stanno facendo un po' fatica. Tendenzialmente sono piuttosto fiduciosi, no? Dice, vabbè, ma a me è sempre andata bene perché mi devo mettere l'airbag. Ricordo che l'airbag è quell'opzione che consente, in caso di scenario avverso, ovvero di non rimborso anticipato, nonché di, come dire, che alla scadenza le cose non vanno esattamente come uno si è immaginato, funge proprio da airbag come nelle macchine, nel senso che anziché a scadenza il certificato alla stessa performance del peggiore sottostante, in questo caso viene edulcorato, no? Questo effetto negativo e sostanzialmente la perdita che si va a conseguire è molto inferiore rispetto a quella che si avrebbe con un certificato senza opzione airbag. Quindi per il medio termine comunque vi ho segnalato un prodotto che punta su tre blue chips americane, su Meta e Tesla non c'è molto da dire perché insomma sono abbastanza comuni anche su Advanced Micro Device, che in questo momento è il worst off e quindi ci consente un investimento con un rendimento potenziale non basso. Perché ho scelto questo prodotto? Perché è un prodotto in cui sostanzialmente sono abbastanza fiducioso sui tre sottostanti perché ha l'airbag e perché insomma, ha anche una barriera del 50%. Che è tutto sommato una discreta garanzia a fronte di anche scenari piuttosto avversi. Opzione airbag, l'abbiamo detto, rimborso anticipato con step down. Adesso magari andiamo a vedere la struttura dei rimborsi in maniera più approfondita. E rendimento dell'1%, concedere dell'1%, si compra sotto la pari. Insomma, è un po' lo stereotipo del certificato, come dire. Senza, come dire, un rischio estremo con sottostanti, diciamo, volatili, soprattutto Tesla, ma non proprio esotici, estremi. E se per te va bene, andiamo anche a guardare anche su CredLab per capire, gli scenari e soprattutto il meccanismo step down che ti consente una maggior probabilità di rimborso anticipato.
Dicevo, peggiore advanced micro device con meno 12 da strike, ma con barriera 40, e quindi l'analisi scenario ti parla comunque di un prodotto che offre come rendimento 30%, ma insomma anche una sorta di buffer abbastanza conservativo. Parlo di abbastanza quando c'è dentro Tesla, evidentemente Tesla è molto volatile, quindi i scenari possono essere mutevoli. In questo momento però il worst off non è Tesla, ma Advanced Micro Device. E riguardo invece l'analisi scenario, volevo insomma evidenziare il fatto che il trigger autocall parte da 100, ma a partire da marzo il 25 scende a 95, poi a 90 e poi fino a 80. Quindi sostanzialmente siamo di fronte insomma a una crescente probabilità di richiamo anticipato del prodotto, che per chi magari ha anche una logica diciamo meno aggressivo, un po' più conservativo, potrebbe essere una buona notizia se richiamati, incassare le cedole e chiuderla là. Prodotto che potrà intorno alla pari, e quindi mi sembra una soluzione di investimento per chi magari dopo questo momento un po' estremo di volatilità si vuole andare a posizionare sul prodotto che punta sulle blue chips americane, che abbia come ripeto, la cosa che mi interessa di più, abbia l'airbag, perché bisogna sempre pensare che in scenari più nefasti comunque bisogna tamponare e bisogna cercare di, come dire, edulcorare un po' quello che potrebbe essere l'impatto negativo di una lettura scorretta dell'andamento dei sottostanti. Questo, hai qualche commento a fare, Riccardo, oppure c'è qualcuno a casa che... No, no, vedevo una mano alzata, volevano fare una domanda, eventualmente chi vuole fare la domanda invito a scriverla in chat in modo che possiamo, insomma, possiamo leggerla ed eventualmente porla a tutti. Poi per il resto no, Ok. non abbiamo domande, insomma. Ah, Perfetto. sai cosa? Più che una domanda potremmo fare una considerazione, no, sulla parte airbag. Allora, tu hai fatto vedere un'analisi, magari riprendiamo un'analisi di scenario, Volentieri. insomma, Pietro, se possiamo, perché in realtà l'airbag è un fattore che va a nettare quello, come dicevi tu, va a nettare la situazione negativa nel caso in cui si verifichi l'evento barriera. E in questo caso, cosa succede? Succede che se si verifica l'evento barriera e se eventualmente il worst off, e quindi il peggiore del paniere, si dovesse trovare a scadenza sotto la barriera, il rimborso non è lineare, ma è un rimborso che segue appunto, non è lineare, quindi non segue linearmente la performance del sottostante, ma è più che proporzionale. Più che proporzionale è legato legato all'airbag. Diciamo, è una struttura più difensiva, quindi di conseguenza è una struttura più difensiva e ed essendo più difensiva cede un po' sulla componente di redditività. E ovviamente l'airbag è un'opzione che è inserita all'interno di una struttura, ha un costo maggiore e quindi questo costo maggiore si va a ripercuotere sulla redditività. Ed è vero che è un costo che riduce la redditività del certificato, ma allo stesso tempo incrementa la protezione. Quindi, diciamo, rispetto ad una pari struttura senza fattore airbag, ci rende sicuramente meno in termini di struttura di cedolare, quindi di coupon, ma allo stesso tempo ci permette di essere un po' più safe, quindi tranquilli nel caso in cui si verifichi l'evento negativo. Insomma, tutto qua. Cioè, a spanne, ci puoi fare una stima di quanto un prodotto del genere, diciamo il pari senza airbag, potrebbe Ma guarda, offrire più in termini di rendimento? è facilissimo, Pietro. Allora, se vuoi possiamo prendere, insomma, un attimo la pagina prodotto, così la vediamo insieme. Insomma, se ce l'hai sotto mano, la Sì. riprendiamo proprio pagina prodotto del nostro sito. Quindi il codice ISIN è DE000, lo sta facendo vedere Pietro in questo momento, DE000HD6GA72. Allora, come avviene il calcolo? Pietro, se scendi un po' in basso nella tabella dove ci sono i vari sottostanti, facciamo proprio una simulazione, no? Allora, supponiamo che AMD a scadenza del certificato sia il worst off e supponiamo che il prezzo ufficiale di AMD alla chiusura, quindi alla data di valutazione finale, sia sotto barriera. Facciamo l'esempio di un certificato. Scusate, altro elemento.
Supponiamo che AMD alla chiusura di questo certificato, alla data di valutazione finale, quoti 50 dollari. Quindi per un certificato senza airbag, il calcolo del rimborso sarebbe 50, che abbiamo ipotizzato essere il valore di AMD alla chiusura, quindi al termine della vita del certificato, diviso il valore iniziale, quindi 162,21 per 100. Il calcolo, che potete fare anche voi con una semplice calcolatrice, ci dà un rimborso di 30,82 euro. Questa è una struttura senza airbag. Nel caso in cui invece avessimo una struttura con airbag, come in questo caso, il calcolo prevederebbe cosa? Di fare una divisione, un rapporto tra 50 dollari, scusate, che è il prezzo AMD alla data di valutazione finale, diviso non il valore iniziale, strike, ma diviso lo strike che è 81,105, quindi 50 diviso 81,105. Questo per 100 sempre ovviamente, questo permetterebbe di avere un rimborso di 61,64 euro. Quindi la differenza tra avere un airbag e non avere un airbag consiste in un rimborso praticamente di circa 30 euro in più, quindi un effetto leva notevole. E vedi come appunto ovviamente questa struttura è molto più difensiva, lato ovviamente rimborso, e quindi tale per cui deve essere è un po' più costosa co come elemento e come opzione che ci mettiamo in più, e quindi tendenzialmente Un po' rende meno questa struttura redditizia, più cioè lato rendimento meno. offre un po' meno. Sì, esattamente. Però vedi che differenza di rimborso che c'è, differenza notevole. No, la mia domanda, scusa, richiede sul fatto un prodotto del genere senza airbag, la cedola anziché essere Non te lo so dire, non te lo so stimare. Proprio devo essere onesto, non te lo so stimare così su due piedi, perché mi servirebbe il tool di pricing che in questo momento non riesco ad avere. però Però ti dico, spannometricamente, insomma, quello che ti trovavi senza airbag è però quanto? guarda, potrebbe essere 101 anche un 5-6% di differenza di rendimento. annualizzato, quindi sa sarebbe un 10 punti in più Sulla sul cellula. rendimento. Sì. Sì, quindi chiaro, insomma, la cosa è, abbiamo visto anche all'altro evento che abbiamo fatto qualche settimana fa in presenza da voi alle tavole, è stato molto interessante e bello. Abbiamo insomma mostrato, tra l'altro ricordo che per chi non l'avesse visto in presenza c'è la possibilità di guardare registrata, in particolare sul nostro canale YouTube l'abbiamo messa, e devo dire, sta avendo un sacco di visualizzazioni, la cosa che mi fa il piacere. Lì abbiamo insomma mostrato come è sempre la stessa roba, no? Cioè il rapporto rischio-rendimento è sempre lì, cioè se tu vuoi più protezione da un lato, devi rinunciare al rendimento dall'altro. Se spingi più il lato del rendimento, devi scoprirti più lato protezione. Io ripeto, in questo momento storico, considerando che per quanto si possa essere lungimiranti e abili nelle letture del futuro, siamo di fronte a un momento insomma delicato e siamo fra l'altro anche di fronte a molti anni di salita. Questo non vuol dire che l'anno prossimo scenderà, però tendenzialmente bisogna, insomma, adesso io mi spingerei un po' più verso la prudenza, nonostante, ripeto, stagionalmente siamo in una fase positiva. Novembre, fra l'altro, è il mese più positivo stagionalmente per i mercati. Dopo le elezioni americane, qualunque sia il candidato vincitore, sia democratici che repubblicani, storicamente, quindi anche qui stagionalmente, assistiamo a una prima parte di luna di miele con il mercato, anche con i democratici. Quindi, se dovessimo guardare solo le statistiche, la cosa dovrebbe, insomma, il mercato dovrebbe continuare a essere rialzista. Però se guardassimo solo le statistiche, probabilmente né io né tu saremmo qua, perché sarebbe molto più facile guadagnare, e quindi le statistiche sono un'integrazione di un'analisi e non sono sufficienti, nonostante io poi, devo dire, sono un grande fautore della stagionalità, però bisogna essere anche ragionevoli, la stagionalità è uno degli elementi per decidere o meno. Visto, caro Riccardo, che mancano solo 9 minuti, se posso andare a chiudere il ragionamento, Vai, vai.
andrei a mostrarvi l'ultimo prodotto. L'ultimo prodotto l'ho pensato per chi dice: sai che c'è di nuovo? Io non mi voglio impelagare, non mi voglio andare a diversificare sugli indici, nonché sulle azioni americane, e voglio rimanere su un contesto locale, su un contesto di titoli, fra l'altro, fra virgolette, lasciami dire, conosciuti, su titoli che poi sono chiamati un po' a redde rationem, nelle prossime ore, direi. Nel senso che dicevamo, UniCredit darà i risultati nelle prossime ore, ma in realtà già abbiamo visto i numeri di Intesa, che sono dei numeri onestamente che continuano sul solco della straordinarietà. Noi adesso ci siamo un po' abituati, no? Negli ultimi esercizi a vedere dei ricavi degli utili Monster con relativi buyback, però vi posso assicurare che, insomma, dire, stiamo assistendo a delle situazioni un po' estremamente positive, eh? Cioè, sono dei numeri stellari. E che il mercato non li accolga con entusiasmo è perché ha alzato tantissimo l'asticella delle aspettative. Però, insomma, vedendo i numeri di Intesa, cioè, siamo di fronte a, come dire, dei numeri veramente eccellenti. E il settore bancario italiano, secondo me, è uno stato di salute interessante, e soprattutto, nonostante i tassi di interesse iniziano a essere tagliati, e quindi, diciamo, un ecosistema un po' meno favorevole, comunque devo dire che la resilienza nei numeri c'è. E per questo chiudo questa nostra considerazione sulle prospettive, con uno scenario in cui uno si vuole tirare fuori dal mercato americano e investire in qualcosa di più locale, un settore che comunque è ancora in salute e quindi si mette dentro, come dire, un po' il gota, no, della finanza italiana, con Mediobanca, BPM, Intesa e UniCredit. Perché ho scelto questo prodotto? Perché è un prodotto anche abbastanza, come dire, conservativo, no? Per certi versi, perché, come vedi, c'hai i quattro sottostanti attualmente sopra strike, hai la barriera al 50%, che sono sempre due elementi abbastanza, come dire, ben visti, e hai un prezzo in bid sotto i 100, che anche qui, anche il livello, come dire, emotivo, ti aiuta a comprarlo, e quindi è un prodotto onestamente abbastanza conservativo. Uno potrebbe dire, sì, però la cedolina è un po' bassa, 0,74, vorrei qualcosa in più. Per carità, capisco, però secondo me, tutto sommato, con un rendimento di quasi il 9%, è un prodotto che, per chi, insomma, si vuole un po' tirare fuori, no, dalle vicende americane, sempre detto che comunque il mercato americano impatta anche su quello italiano, però qui abbiamo dei titoli, lasciami dire, soliti, con barriera 50, tutti sopra strike. Insomma, ci mettiamo in una situazione abbastanza comoda, che l'analisi scenario, insomma, descrive in maniera abbastanza decisa. Qua, la criticità, paradossalmente, del prodotto sarebbe quella di un richiamo anticipato, no? Perché uno dice: a me tutto sommato 0,74 al mese mi piace, però, insomma, c'è da dire che la prossima cedola sicuramente te la paga, perché non c'è possibilità di richiamo anticipato. Però a partire dal 12 dicembre del 2024, se tutti e quattro sottostanti saranno sopra lo strike, l'emittente te lo richiama, e quindi, tutto sommato, è uno scenario non negativo, perché comunque ti rimborsa anche l'ultima 174. Però, per chi magari ha meno reattività sul mercato e poi a un certo punto dice: ok, me le richiamate, mo che faccio? Non so che fare, come impiegare la liquidità. Potrebbe essere un po', come dire, disorientante. Però, insomma, in linea di principio, chiudo con quest'ultimo prodotto, con il quale, sostanzialmente, secondo me, insomma, in qualche modo, sposiamo anche quella che potrebbe essere la filosofia di investimento in certificati di questo genere, no? Avere dei rendimenti interessanti, perché il 9% annuale, dal mio punto di vista, è un rendimento interessante, con una barriera piuttosto conservativa, con dei sottostanti, come dire, conosciuti, noti, con cui, insomma, una certa dimestichezza, che attraversano anche una fase di mercato positiva, e potrebbe essere un modo, secondo me, intelligente, non troppo ingordo, non troppo avido di rendimenti, che ti può consentire, insomma, di avere dei risultati interessanti, a meno che, insomma, poi non ci fosse richiamo anticipato, e lì chiaramente bisogna avere l'abilità e anche un po' la
capacità di trovare un prodotto simile, ma insomma ce ne sono diversi di prodotti di questo genere. Questo mi piace particolarmente per tutti i motivi che dicevo prima, senza mai dimenticare la barriera al 50% è sempre qualcosa che ti rende comunque i sonni tranquilli, non mi sentirei di dirlo, ma direi sonni più tranquilli rispetto ad andare linearmente su un sottostante, diciamo, scommettendo in maniera binaria se guadagna, se sale guadagno, se scende perduto. Certo, assolutamente. Stavolta Bene, non sono Pietro. arrivato all'ultimo secondo in No, ritardo, era uno dei miei obiettivi, così insomma non sto obiettivi facendo. per il 2024, insomma, assolti. Però a questo punto, Pietro, io se posso, riprendo un attimo lo schermo, se tu vuoi, per Volentieri. parlare un po' di due novità, una di prodotto e una un po' di contenuti. Allora, vediamo se piacciono, insomma, in realtà, aspettami, devo riprendere. Ecco qua. Allora, dovrebbe, credo che si veda il mio schermo. Perfetto. Allora, una di contenuti che è questa. In realtà è un'assoluta novità per noi di Team One Markets, come creatore di come diciamo fabbrica di prodotti. Certificate è stato il lancio del nostro canale YouTube e Pietro, questa sarà una sorta di contenitore di tutti i nostri webinar svolti durante l'anno con i vari partner. Se vedi c'è Gabriele Bellelli, siamo io e Marco durante le puntate di Focus Certificate, c'è a scuola di certificati, ci sono una serie di playlist, ovviamente ci sei anche tu Pietro che ci fai compagnia ormai da Sto oltre 15 anni, credo, Pietro, insomma. Non ti di è... più. ecco, no, spero che ti piaccia, spero che ti No, piaccia, spero che non insomma, vi non... abbia inviato. Dopo 15 anni No. uno va in noia facilmente. No, non te l'avevo fatta vedere, però spero che ti piaccia. Questo è un po' un contenitore di tutti i contenuti che noi andiamo a realizzare, ma sarà anche una insomma vitrina dove potrete accedere settimanalmente ad alcune trasmissioni live che saranno organizzate con esperti di mercato esterni. E domani mattina alle 8:45 noi abbiamo in realtà avviato questo canale proprio ieri, Pietro, con praticamente gli speciali USA. Uno ieri dalle 2:30 alle 3:30, uno oggi 2:30 3:30, in cui c'erano Peter Cardillo, Angelo Ciavarella ed io, e domani Bello. invece ci sarà 8:45, dalle 8:45 insomma e avanti sarà una 40 minuti di trasmissione in cui parleremo, io sarò insomma in realtà un po' come spettatore terzo, però ci saranno analisti esterni che parleranno un po' di nei scenari di mercato post elezioni tra virgolette. Quindi questo per chi vuole iscriversi è Adesso un canale capisco perché sei totalmente sempre impegnato, perché fate un sacco di attività e non mi rispondi mai a... Tu credi che io sia solo con te, in realtà facciamo tantissime cose. Peter Cardillo mi piace molto, non lo conosco di persona, ma anche un eloquio molto Sì. è forte, come anche come Sì. parla. Sì, era collegato direttamente da New York, quindi insomma l'abbiamo svegliato presto, abbiamo svegliato presto in realtà perché ci siamo collegati alle 2:30, lui era già in ufficio, insomma l'abbiamo svegliato presto, era a New York, Storico proprio. mentre Lì sono Pietro da era... anche diversi anni, immagino, giusto? È che me lo Beh, ricordo sì. proprio. Sì, no, non so esattamente quanto, però sì, insomma, ha Non è di diversi primo anni. grado. Esatto, ha tante esperienze, diciamo così, tante esperienze. E poi in realtà di novità ne abbiamo anche un'altra, secondo me Pietro è una novità interessante che può essere, fammi passare il termine Pietro, può essere integrato, è un annex alla tua presentazione, cioè tu sei passato dalla strategia short term alla strategia di allocazione di liquidità, gestione di liquidità, allocazione di liquidità, poi sei andato via via. Insomma, con un po' in incremento dell'orizzonte temporale, io ti metto un annex, diciamo, alla tua presentazione. È un qualcosa che in realtà vado a presentare e non è ancora sul mercato, sarà sul mercato a partire da domani, ed è la brochure di alcuni nuovi prodotti che sono certificate a capitale protetto 100%. Con una maturity di 7 anni. Ora vi spiego un po' il prodotto come funziona.
E vi spiego anche perché per noi rappresenta una novità. Tendenzialmente questi sono prodotti che sono ormai comuni nella gamma di certificati UniCredit, sono però prevalentemente comuni tra i prodotti che vengono magari un po' effettuati in collocamento sulla rete primaria o su reti terze, quindi fanno una sorta di collocamento. In realtà per noi come team di direct listing, quindi distribuzione diretta, sono una novità e partiranno domani sul mercato. Saranno quotati sull'Euro TLX e prevederanno la seguente struttura. Quindi vi faccio vedere, scusate, la tabella con gli ISIN. Sono 5 ISIN, una piccola emissione in realtà. 5 ISIN su singoli sottostanti, indici o azioni, FTSE MIB, Euro Stoxx Select Dividend 30, Euro Stoxx Banks, ENI ed Intesa San Paolo. Il certificato prevede cosa? Prevede una protezione del capitale al 100%, prevede una maturity a 7 anni. Ovviamente sarà listato sul CertX di EuroTLX, dove noi siamo market maker, quindi garantiremo liquidità e permetterà di partecipare alla performance del sottostante con un fattore di partecipazione, quindi più che proporzionale. Qual è, diciamo, il trade-off in questo caso? Il trade-off è rinuncio un po' alle cedole. A differenza delle strutture più classiche, l'interesse più classico degli investitori ultimamente è quello di avere una cedola, è quello di rinunciare un po' alla cedola negli anni in corso e puntare a quello che è l'upside e alla forza dei mercati con un effetto di partecipazione. Per esempio, io sono positivo, ovviamente, sono positivo su uno di questi sottostanti. Prendiamo per esempio, non so, io facciamo il caso del FTSE MIB. Il FTSE MIB negli ultimi anni ha guadagnato circa il 50%. E sono positivo sul FTSE MIB nel caso in cui il FTSE MIB al termine del settimo anno avrà una performance del 100%, la partecipazione sarà ulteriormente, quindi io avrò una performance, prenderò un incasso, quindi il pagamento futuro sarà levereggiato, quindi la performance del FTSE sarà levereggiato del 184%, quindi di 1,84 volte. Quindi diciamo che questo è un prodotto che va bene, scusate, ho per sbaglio tolto la presentazione, è un prodotto che è utilizzabile per chi ha una view positiva sul sottostante, per chi vuole appunto puntare sul rialzo mantenendo una protezione del capitale al 100%. Ovviamente, Pietro, cioè, insomma, è un prodotto diverso dal solito rispetto agli Grazie. ultimi che abbiamo visto quotare sul mercato, non paga cedole, quindi io per il momento non incasserei quella che è la componente cedolare, ma sicuramente per chi vuole costruire una sorta di posizione rialzista long term può essere sicuramente appunto d'aiuto. Magari la butto lì, potrebbe essere sfruttabile come strategia nel caso in cui il certificato quoti sotto la pari, no? Perché se dovesse quotare sotto la pari io lo potrei comprare a sconto ed eventualmente in caso di rimborso il minimo che io avrei sarebbe 100 euro, quindi insomma mi creerei una sorta di zero coupon, quindi creo una sorta di zero coupon e poi eventualmente in caso di performance positiva o l'upside levereggiato. Insomma, novità di prodotto che partirà domani e quindi insomma, chi fosse Bene, interessato, poi ovviamente ci esatto. saranno pubblicità e quant'altro. Mi ha aperto di conto perché de devi sapere che il primo certificato che ho comprato era un equity protection. Adesso sono passati più di 15 anni, ma io ho proprio iniziato a avvicinarmi ai certificati di equity protection, che erano prodotti molto molto di moda a quei tempi. E devo dire, insomma, strada ne è stata fatta, mi ricordo, e poi vi lascio, non voglio tediarvi con le mie considerazioni déjà vu, ma andavo con i tuoi colleghi in giro per l'Italia, perché i webinar erano pochissimi, e dicevamo, prima di iniziare lo speech, diciamo, chiedevamo chi è che conosce i certificati, considera che su 100 persone si alzavano una slash due mani. Quindi il 98% non era proprio al corrente non solo della struttura di equity protection, che se ci pensi anche è una delle più semplici, ma proprio del mondo dei certificates. Quindi da No, lì guarda, a. ti
Ti faccio vedere, mi hai sbloccato anche una cosa, sperando di non annoiare troppo chi ci segue ancora. Andiamo sul sito di Acepi. Acepi è l'associazione legata appunto ai certificati di prodotti di investimento, e nella sezione statistiche, quindi è pubblico ovviamente. Qui ci sono cosa? Le statistiche del mercato secondario dal 2010 al 2024. Chi ha voglia. Quindi 14 anni praticamente di storia. Chi ha voglia, insomma, un po' di andare a guardare e capire quello che è stato insomma, il successo dei L'evoluzione. certificati, l'evoluzione dei certificati, potrà vedere come nel corso della storia il numero di mani, Pietro, per ritornare a quello che tu facevi con i miei colleghi, il numero di mani, quando tu lo vai a chiedere chi conosce i certificati, si alza sempre di più, perché i certificati stanno diventando un prodotto che all'interno dei portafogli sta tendenzialmente prendendo spazio, sempre con una piccola percentuale, 15-18%, tra il 10 e il 20%, diciamo, non più di questo tendenzialmente. Però No, ma il tema è che adesso si è invertito un po' la proporzione. Adesso se vai in un'aula spesso dice chi non conosce i certificati alzano tre mani su 100. Quindi lato formazione, secondo me, il prerequisito per comprare certificati in generale qualsiasi prodotto finanziario è conoscerne tutte le sfumature, conoscere pregi e difetti, no? Perché ogni prodotto ha pregi e difetti, non esiste il prodotto migliore in assoluto. E quindi il nostro obiettivo anche con queste attività di educational è proprio quello lì, no? Di mostrare non solo le opportunità, ma anche i rischi e soprattutto rendere edotti chi li acquista nella consapevolezza che evidentemente bisogna conoscerne i dettagli di qualsiasi prodotto finanziario. E se ci pensi, dico una cosa anche banale, no? Il paradosso è che uno magari prima di comprarsi un cellulare sta 3 giorni a vedere le caratteristiche, i megapixel della telecamera e quant'altro. E magari invece quando si compra un prodotto finanziario e ci mette dentro un sacco di soldi, è piuttosto leggero, dice più o meno ho capito, e allora bisognerebbe utilizzare la stessa perizia con cui magari compri il nuovo cellulare, una nuova macchina per comprare un prodotto finanziario e sicuramente si avrebbe più consapevolezza. Non voglio fare ragionamenti retorici o quant'altro, ma insomma lo dico a me in primis che quando ho iniziato la mia attività ero piuttosto superficiale e i risultati erano una conseguenza di quella superficialità. Comunque parliamo di un mercato che ora Cuba, l'anno scorso cubava sul secondario, quindi sul turnover, CertX più Sedex, oltre 18 billion, quindi 18 miliardi sul mercato primario, perché ci sono anche le statistiche del mercato primario, oltre 25 billion, con un numero di emittenti attivi, diciamo, Sovrementi. con un numero sopra 20, esattamente. E insomma, per quanto riguarda il tutto, nulla, diciamo che siamo arrivati un po' a scadenza. Una domanda, sì, a scadenza, scusami, no, perché leggevo una domanda e ci dicono che questo dovrei verificarlo, devo essere onesto, questo dovrei verificarlo. Cosa questo? E no, è una domanda che ci fanno, dice: il protection 100%, se utilizzato come zero coupon, la plus finale, quindi rimborso 100, può compensare le minus e un rendimento certo, quindi non dovrebbe essere compensato? Ah, E allora ecco, questa è un. Ci devo riflettere. Ci devo riflettere perché bisogna capire. È più perché in realtà è un certificato, e quindi il certificato come per prodotto definizione tendenzialmente produce redditi diversi, sì. Bello produce redditi diversi e non reddito capitale, quindi strano. andrebbe a compensazione con le minus. Ma qualora dovesse quotare sotto pari, come viene considerato? Questa in realtà è più una domanda da fiscalista, broker, banca, di intermediario, perché poi sai che le banche, insomma,
lo vanno a trattare in modo diverso fiscalmente, però mi posso informare, devo dire la verità, non ci avevo pensato, anche perché in realtà quello che ho pensato come strategia, quindi qualora dovesse quotare sotto pari, mi è venuto in mente ora, quindi non era un qualcosa a cui ci avevo pensato, però questo è il bello della diretta. E quindi, insomma, Sono curioso anch'io di questa della risposta. Io, no, sì. se dovessi osare, però sto ragionando a voce alta, cioè razionalmente dovrebbe essere l'idea capitale perché è un reddito 100. Però i certificati Esatto. per loro natura producono redditi diversi per definizione, E pure quindi. secondo me. Non so. Quindi, vai, Quindi quindi. secondo me è reddito diverso perché il certificato proprio per sua natura, no? Produce redditi diversi. Quindi, nonostante sia un reddito certo e quindi andrebbe assimilato a reddito da capitale, è un caso un po' estremo, però sono curioso anch'io. Io scommetterei più su reddito diverso, però non ci metterei la mano sul fuoco. Non lo so, bisognerebbe verificarlo. Mi Vabbè, ma quello informerò. interno, sai chi, insomma, penso che. Sì, poi però bisogna capire poi dal punto di vista legislativo come viene considerato, perché noi come manufacturer in realtà creiamo il prodotto e per noi viene considerato come reddito diverso. In realtà bisogna capire le banche, gli intermediari come lo vanno a interpretare. Bello, mi informerò però, insomma, grazie a chi mi ha posto la domanda e mi informerò. Diciamo che siamo arrivati a scadenza di nuovo, Allora, no, scusate, ma sono le 18 e 10, quindi è il terzo webinar che faccio durante la giornata, sono arrivato anche io a scadenza. Vi ringrazio per essere stati con noi questo pomeriggio, insomma, sempre un piacere avere tutti voi qui presenti, ovviamente è sempre un piacere avere anche Pietro Di Lorenzo con noi. Vi anche per me. aspetto al prossimo appuntamento di formazione e un buon proseguimento di serata a tutti. Buonasera, buone elezioni americane, buonanotte bianca nel nostro caso.